Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo dell'alimentazione dei coralli, delle zooxantelle e del fitoplancton. I coralli sono organismi mixotrofici, ovvero che riescono ad alimentarsi in maniera autotrofa, grazie alle zooxantelle, oppure in maniera eterotrofa, grazie al fitoplancton, al batterioplancton, allo zooplancton e al cibo da noi fornito direttamente. Usando metodi diretti, come la fornitura da noi di piccoli pezzi di molluschi, gamberi o piccoli pezzi di pesce, ovviamente adeguati alle dimensioni dei polipi, del corallo, oppure metodi indiretti come l'utilizzo di fondi alti dove si andranno a formare delle piccole colonie di anellidi e minuscoli crostacei. Un altro metodo indiretto è quello di creare il cosiddetto refugium, cioè una vaschetta collegata con la principale, in cui non ci siano né predatori né eccessivo movimento d'acqua, con all'interno delle alghe superiori. La corretta alimentazione sarà quindi una questione di bilanciamento tra quantità e tempi, e quindi tra alimentazione eterotrofa e autotrofa. Generalmente durante le ore di luce si terrà a dare alimentazione autotrofa, mentre invece durante le ore di buio quella eterotrofa. Adesso andiamo a vedere che cosa sono le zooxantelle e il fitoplancton. Le zooxantelle sono alghe fotosintetiche unicellulari di dimensioni microscopiche, circa 5 micron, che vivono in simbiosi con molte specie di coralli e sono localizzate nel tessuto esposto alla luce. Si dice che vivono in simbiosi con il corallo perché ottengono dal polipo delle sostanze essenziali nutritive, come i fosfati, i nitrati e la CO2, quindi l'anidride carbonica, che grazie alla luce, combinando, facendo appunto la fotosintesi clorofilliana, restituiscono al corallo sostanze nutritive e importanti per esso stesso, come l'ossigeno e alcuni carboidrati. Le zooxantelle, grazie ad un'elevata concentrazione di pigmenti come la clorofilla e i carotenoidi, sono le principali responsabili delle colorazioni dei coralli. E queste colorazioni sono più efficaci sotto l'acqua, dove la concentrazione di luce blu e verde è maggiore. In acquario apportano generalmente dal 60 all'80% dell'energia di cui il corallo necessita, ecco perché è richiesta una forte illuminazione. Ma attenzione però, perché in alcuni casi un'eccessiva esposizione alla luce può provocare un'intossicazione a causa dell'eccessiva produzione di ossigeno. Parliamo del fitoplancton. Il fitoplancton è un insieme di organismi autotrofi fotosintetizzanti presenti nel plancton e usano la radiazione solare come fonte di energia. Si trova alla base della catena alimentare della maggior parte degli ecosistemi acquatici e garantisce flusso di materia ed energia per tutti gli organismi eterotrofi. A differenza di quanto spesso si crede, il fitoplancton non è molto utilizzato da coralli a scheletro calcareo come gli SPS ed LPS, mentre è fondamentale per il sostentamento di coralli molli, zoantiti, gorgonie e coralli aposimbiontici, cioè quelli che non hanno zooxantelle. Sono quelli che in acquario hanno necessariamente bisogno del nostro intervento giornalmente per sopravvivere, non potendo contare su nessuna azione fotosintetica delle alghe simbionti. Per coltivare il fitoplancton possiamo utilizzare delle normali bottiglie in plastica, mettendole davanti a 2 o 3 neon da 20 watt, almeno 15 ore al giorno, ed areando la bottiglia con un tubicino, senza pietra porosa, che arrivi fino al fondo della bottiglia, con una reazione moderata. Possiamo utilizzare anche dei kit appositi, ma in tutto questo dobbiamo stare molto attenti alle contaminazioni esterne, anche proprio a toccare con le mani i materiali di costruzione, quindi state molto attenti alle contaminazioni. L'acqua al suo interno deve essere senza cloro, con un pH che non va al di sotto dei 7, un GH di almeno 10 e una temperatura di circa 25 gradi Celsius. Verranno aggiunti alcuni elementi chimici per favorirne la crescita. Le proporzioni sono circa 20-40 cc di fito su un litro
e dopo circa 10 giorni vedrete che è pronta dal colore verde scuro. A questo punto possiamo utilizzare il nostro fito per alimentare lo zooplancton. Le alghe più usate sono il Nannochloropsis, Isocrisis, Tetraselmis, il Cetocerus e la Chlorella. Fermo restando che a questo punto avrete capito che l'illuminazione è una cosa fondamentale e per questo vi rimando al video dedicato, vi chiederete: come faccio a sapere se sto alimentando bene i miei coralli? Se vedrete che i polipi saranno ritirati, ci sarà uno sbiancamento rapido oppure una perdita di tessuto del corallo, allora vorrà dire che l'alimentazione eritrerotrofa sarà errata oppure scarsa, quindi andrà integrata oppure cambiata. Se volete avere maggiori informazioni sulla chimica dell'acqua e sull'allestimento degli acquari marini, vi consiglio di cliccare sulla playlist italiana qui indicata. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab, metti un commento qua sotto per eventuali delucidazioni e lasciaci un like. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news. Okay.